Un attacco informatico ha colpito e oscurato il sito web dell'Osservatorio Balcani e Caucaso, il centro studi con sede a Rovereto, che tiene sotto controllo la situazione sociale e politica di 26 paesi del sud-est europeo. Nicole Pieretti. Gli hacker contro l'Osservatorio Balcani e Caucaso, il centro studi con sede a Rovereto che monitora le trasformazioni sociali e politiche di 26 paesi caucasici e del sud-est europeo. Dal 16 agosto il portale dell'Osservatorio è stato violato e oscurato più volte. Il motivo della violazione è gli articoli sulla corruzione che imperversa in alcuni paesi. Non è il primo, ma è senz'altro il più grave degli attacchi che si sono mai abbattuti sull'Osservatorio. Ci viene intimato di cancellare dal nostro archivio articoli dedicati in questo caso al meccanismo della corruzione in 4 paesi dell'area. Perché tanti nemici? Per il sistema capillare di informazione attraverso 55 corrispondenti in 26 paesi. Sono corrispondenti che vivono in quelle aree, che quindi conoscono approfonditamente quali sono le questioni importanti ancora da risolvere nei propri paesi e hanno a disposizione quindi fonti accreditate e possibilità di accedere anche a conoscenze che altrimenti da qua non sarebbe possibile avere. Abbiamo corrispondenti che per ciò che scrivono per le testate, per cui lavorano nei loro paesi, che hanno già subito minacce gravi nei loro paesi. Non pensate di cedere all'intimidazione, quindi non cancellerete quegli articoli? Questo no, verrebbe meno il servizio pubblico che noi abbiamo sempre perseguito fino alla nostra nascita.